Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Oggi parleremo di testosterone e come aumentare il testosterone in modo naturale. Mi è venuta voglia di fare questo video perché ancora al giorno d'oggi, nel 2021, c'è gente che sponsorizza e prova a vendere prodotti test boosting naturali. Quindi volevo fare questo video una volta per tutto per provare a aiutare a capire e a sfogliare insieme questo argomento anche dal punto di vista scientifico. Questi test booster di base dicono di aumentare i livelli del nostro testosterone in maniera naturale. Cosa succede però? Noi abbiamo praticamente un range di testosterone naturale e se ti sei mai andato a fare delle analisi apposta per vedere il tuo testosterone libero, free testosterone, vedrai che c'è questo range in cui gran parte di noi maschi rientriamo e magari è un range tra i 300 e magari 700-750 nanogrammi per deciliter. Per decilitro, oppure comunque ogni laboratorio magari ha la sua scala particolare. Se noi rientriamo in questa scala naturale di testosterone, no? Quindi i nostri livelli sono nei livelli fisiologici, qualsiasi booster esterno, integratore o altro che ci fa comunque restare all'interno di questo range fisiologico, molto probabilmente non avrà quasi alcun impatto o beneficio sulla costruzione di massa muscolare e sulle nostre caratteristiche maschili. Perché dico questo? Perché un conto è andare da ipogonadismo, quindi con il testosterone più basso del livello naturale che sta sotto il range fisiologico. Allora da lì, se noi riusciamo ad arrivare dall'ipogonadismo all'interno appunto del range fisiologico normale, allora lì ovviamente vediamo molti benefici. Se noi, stessa cosa, andiamo dall'interno di questo range fisiologico, prendiamo qualche sostanza che ci porta al di fuori, al di sopra di questo range naturale, questi livelli naturali di testosterone, allora anche lì avremo molta più appunto aumento di massa muscolare, aumento di forza, più caratteristiche maschili, eccetera, eccetera. E qual è la fregatura più grande per quanto riguarda provare ad aumentare il tuo testosterone naturalmente, che molto probabilmente qualsiasi intervento tu faccia, se è naturale, magari ti spinge un tantino sopra in quel range fisiologico naturale, ma l'impatto, i benefici saranno abbastanza minimi. L'impatto forte appunto arriva se andiamo da ipogonadismo a range normale oppure da range normale a livelli suprafisiologici. Quindi praticamente tutti questi test booster che vengono venduti, tutte queste tecniche che ti dicono come aumentare il testosterone in modo naturale, in realtà è la domanda e il concetto di fondo che è sbagliato. Noi, se vogliamo veramente vedere un impatto sulla nostra performance in palestra, sulla nostra massa muscolare, sulla nostra forza, dovremmo prendere delle cose che ci permettono di uscire dal range naturale fisiologico. E per farlo sappiamo tutti la risposta: non sono sostanze naturali, sono doping, sono steroidi, sono testosterone esogeno. E da qui nasce il problema principale: che tutte queste raccomandazioni e integratori che dicono e dichiarano di aumentarti il testosterone, che sono naturali, in realtà non funzionano. Voglio invece comunque provare a vedere insieme quali sono delle cose che noi dovremmo fare per comunque poter esprimere al massimo i nostri livelli di testosterone, perché di base, quando noi siamo in deficit calorico e stiamo in una restrizione calorica, magari il testosterone viene impattato. Se noi scendiamo troppo rapidamente o scendiamo a percentuali di body fat abbastanza basse, il nostro testosterone di solito takes a hit, quindi viene piano piano diminuito, rispetto invece a se stiamo in massa, che abbiamo tante calorie, che stiamo dando al corpo un ambiente favorevole per la costruzione muscolare, in cui non siamo in una restrizione energetica. Lì solitamente il testosterone aumenta un pochino. Quindi anche noi, in base a quello che facciamo e a come viviamo la nostra vita, a che situazione siamo, possiamo impattare i nostri livelli di testosterone, ovviamente sempre restando in quel range fisiologico, naturale e normale. Quindi non aspettatevi cambiamenti estremi, però volevo vedere comunque insieme qualche consiglio per poter massimizzare i nostri livelli di testosterone, perché comunque se magari noi stiamo a un 300, magari implementando qualche cosa arriviamo a un 400, magari i benefici sulla costruzione muscolare e sull'aumento di forza non si verificano, ma magari ci sentiamo un pochino meglio. E in più, molti di questi consigli che vi darò sulla base appunto di articoli scientifici per aumentare e migliorare i livelli di testosterone, in realtà sono anche gli stessi che consiglierei per aumentare la performance in palestra. Quindi comunque ci va bene perché in entrambi i casi è quello che vogliamo fare. Primo studio è praticamente uno studio che mi andava ad includere tanto perché è questo qua sugli effetti delle dosi del testosterone, e metto un'immagine sullo schermo in questo momento. C'erano praticamente quattro gruppi di persone, due gruppi non si allenavano, due gruppi si allenavano, per ognuno c'era un gruppo che gli hanno dato un placebo e un altro gruppo che invece gli hanno dato testosterone
amministrato esogenamente. E se guardiamo i grafici è abbastanza incredibile, perché letteralmente il gruppo che non si allenava e che gli hanno dato testosterone è cresciuto di più dopo questo intervento rispetto al gruppo che si allenava in modo naturale con un placebo, che è abbastanza incredibile se ci pensiamo, però è così. E poi ovviamente il gruppo che appunto ha preso testosterone e si allenava ha visto la più crescita e più aumento di forza di tutti, che ti fa capire quanto è forte effettivamente se prendiamo testosterone esogeno, che ci porta sopra la nostra curva o il nostro range fisiologico. Allora è lì che veramente vediamo un impatto forte, come è normale. Studio numero 2, si vede che l'infiammazione cronica e lo stress impatta molto il nostro testosterone, quindi se vogliamo aumentare il testosterone in maniera naturale dovremmo provare il più possibile a ridurre i periodi di stress, magari derivanti dal lavoro, magari derivanti dall'università, stress con la famiglia, e di infiammazione cronica, quindi se abbiamo qualche malattia che purtroppo va ad impattarci a lungo termine, tutto questo potrebbe avere un impatto sul nostro testosterone. Quindi idealmente dovremmo vivere una vita stress free e senza infiammazione per massimizzare i livelli di testosterone. Ovvero probabilmente quando stai sotto esame, se ti stai se stai ancora all'università o stai studiando, oppure quando stai al lavoro e stai in un periodo veramente di grind e di crisi, allora lì molto probabilmente si noteranno anche gli effetti sul testosterone. Un altro studio: se abbiamo una carenza di vitamina D, anche lì si è visto che c'è un impatto sul testosterone. E metto adesso la dose raccomandata, e se noi riusciamo a consumare come minimo questa dose raccomandata, ma anche di più per un atleta, per una popolazione che si allena, potremmo vedere dei benefici per quanto riguarda il testosterone. La cosa importante è non essere carenti, quindi se non riusciamo a prendere abbastanza sole perché è inverno, perché abitiamo in un posto buio, allora è consigliato probabilmente integrare con della vitamina D, perché ci può veramente aiutare con i livelli di testosterone e quindi anche con tutto il resto che viene con quello. Un altro studio hanno visto che la disidratazione di solamente 5% può impattare in negativo il testosterone, quindi anche lì dobbiamo ricordarci di bere, bevete tanto. Se ci alleniamo, se studiamo, 2, 3, 4, 5 litri al giorno sono un'ottima raccomandazione, quindi quello mi raccomando. Un altro studio ha visto che della carenza in magnesio può impattare negativamente il testosterone, quindi assicurati di consumare a sufficienza verdura, a sufficienza lenticchie, fagioli o altre fonti del genere, oppure prova ad integrare se non ne riesci a consumare a sufficienza tramite la tua dieta. Dovremmo provare, se siamo degli atleti, se siamo maschi, dovremmo provare a consumare dai 400 ai 700 mg di magnesio al giorno, quindi fai un pochino tu, vedi se anche tu dovresti integrare, perché appunto una carenza in magnesio potrebbe impattare negativamente il nostro testosterone. Poi ovviamente volevo parlare dei prodotti di soia, perché in realtà non sono un problema, si è visto in questo studio che il gruppo che consumava dei prodotti di soia non si è visto un impatto negativo sul testosterone. Penso che ci sia stato forse uno studio e i valori sono stati estrapolati e da lì è nata tutta questa cosa: ah, dobbiamo stare attenti ai prodotti di soia perché hanno un impatto sul testosterone, ma di base non dovrebbe essere così e non dovrebbe essere un problema. Una carenza in zinco può anche quella impattare il nostro testosterone, quindi assicurati di assumere abbastanza zinco se mangi carne rossa, se mangi pesce, crostacei o anche carne bianca, noci eccetera eccetera, dovresti stare a posto, ma comunque controlla se invece devi integrare. E solitamente mi sembra che zinco dai 10 ai 15 mg al giorno, se mi sbaglio metto qua sullo schermo. C'è anche un integratore che è nuovo, che si chiama acido aspartico, magari ne hai sentito parlare. Diciamo che ci sono alcuni studi che sembrerebbero raccomandarlo, ma forse solo per chi è ipogonadale, quindi chi è al di sotto del range fisiologico normale, vuole rientrare nel range fisiologico normale di testosterone. Ma qui sinceramente mi farei consigliare al medico, anche perché magari ti prescrive qualcosa di più forte. Quindi secondo me è da evitare qualsiasi integratore, test booster, e fare riferimento a un medico professionista per avere dei consigli. E volevo fare solamente un piccolo punto, che in testosterone in realtà, se noi andiamo a vedere la produzione ora per ora nella giornata, vediamo che ha un picco durante la notte. Quindi dobbiamo in teoria avere un pattern regolare e dormire a sufficienza, quindi se tu non stai dormendo regolarmente di notte, lì è quando abbiamo i picchi di testosterone, quindi se tu non dormi perdi più o meno questo picco. Molto probabilmente se fai un lavoro a turni e quindi c'è il ritmo circadiano un pochino scombussolato, comunque avrai la produzione di testosterone nel momento in cui dormi. Potrebbe anche non essere una cattiva idea magari fare un bel pasto consistente e ricco di proteine, 30-40 grammi, così abbiamo un bolus, una porzione di aminoacidi nel nostro bloodstream anche quando andiamo a dormire, e tra virgolette è il modo nostro per poter veramente
ottimizzare il più possibile i nostri livelli di testosterone e provare comunque a dare un boost anche di notte. Ti ringrazio molto se sei arrivato fin qua, spero che ti sia stato almeno un pochino utile questo video. Se è così, mi raccomando, lasciaci un like, se non sei ancora iscritto iscriviti e lasciami anche un commento. Ti apprezzo un sacco, keep improving, ci vediamo presto.